Nell'epoca dell'ipertecnologia, del digitale e delle connessioni sempre più veloci a contenuti e giochi virtuali, il libro, nella sua originale forma cartacea, appare quasi come un oggetto di antiquariato, non più al passo dei tempi. I rapporti allarmanti dal mondo dell'editoria sembrano confermare la tendenza, più italiana che europea a dire il vero, a leggere sempre meno. Eppure c'è ancora chi crede nel libro e nell'importanza della lettura per i bambini. Sogna Libri nasce 6 anni fa con un intento ben preciso: quello di diventare un punto di riferimento per il quartiere. Quindi, al di là dell'attività commerciale, che comunque è negabile che sia, quindi la vendita di libri a cui si accostano giochi di un certo tipo, di qualità, da subito abbiamo sempre voluto organizzare degli eventi, laboratori per bambini, incontri con gli autori, presentazioni di libri, sia di autori noti che anche di esordienti. Questo perché volevamo creare un centro di aggregazione, un luogo di scambi. Crediamo fortemente nel libro, perché noi lavoriamo con il libro, è il nostro strumento, anche i nostri laboratori partono dal libro. Leggiamo e poi creiamo, perché il libro deve essere un nutrimento, deve essere un ponte per arrivare veramente lontani. Quindi oggi che si parla tanto di crisi nell'editoria, io sono una voce fuori dal coro, perché invece i bambini leggono, le famiglie si avvicinano a noi. Quindi forse, non so se è il nostro caso, ma i libri per bambini, gli albi illustrati, che parlano questo linguaggio universale, che parlano a tutti, dai bambini agli adulti, sono sempre arrivati ovunque e possono essere veramente un ponte per il futuro. Attraverso un libro, un bambino sperimenta un canale alternativo di conoscenza, oltre all'esperienza diretta, nuovi mondi e nuove storie per stimolare l'immaginazione, la curiosità e la comprensione di se stessi e del mondo. In occasione della presentazione dell'ultimo volume di Armin Greder, scrittore di fama internazionale, Silvia Mastrogiovanni della libreria indipendente Sogna Libri, riconosciuta realtà del litorale romano, e il filosofo Giancarlo Chirico si sono soffermati sull'enorme potenziale dell'albo illustrato per i più piccoli, ma non solo. L'albo illustrato per definizione non ha età, perché è una sintesi perfetta, una composizione perfetta tra testo e immagine. L'immagine, l'illustrazione lo completa. È capace di raccontare cose che magari a cui le parole non riescono ad arrivare. Quindi si può proporre da subito, si possono sfogliare insieme gli albi illustrati a bambini piccolissimi, ma anche un adulto, un insegnante, può trovare nell'albo illustrato un mezzo per arrivare al cuore dei bambini, per creare appunto una discussione, per ragionare insieme su certe cose. Oggi come oggi l'albo illustrato è, secondo me, il principe dei libri. Siamo arrivati al punto che ci sono tantissime produzioni, più o meno buone, bisogna saper scegliere, bisogna insomma non scendere a compromessi per cercare sempre di offrire la qualità, e quindi noi ci crediamo fortemente, è proprio indispensabile. Io con la mia associazione Fiaba Sofando mi occupo di letteratura per l'infanzia dal 2017 qui a Ostia, e da sempre metto al centro l'albo illustrato come strumento per poter dialogare alla pari con i bambini, affrontare anche questioni filosofiche. Io sono un filosofo per bambini, quindi è da sempre che ho intrapreso questo percorso, albo illustrato, dialogo, e quando c'è la possibilità di incontrare l'artista, l'illustratore che ha pensato e concepito quell'albo illustrato, diventa un'occasione importantissima per i bambini, ma anche e soprattutto per noi adulti, per noi genitori che compriamo i libri e poi li compriamo nell'interesse dei nostri figli. Il nostro ruolo è quello di mediatori, mediatori nella scelta, mediatori nella lettura. I bambini vanno accompagnati, ma non è un peso, è un piacere, soprattutto davanti a libri così, così importanti, che aiutano anche noi ad assumere un punto di vista diverso su una questione importante. Al lavoro di Armin Greder sono state dedicate numerose mostre personali e collettive, dalla Germania al Giappone. Greder, nato e cresciuto in Svizzera, emigrato in Australia nel 1971, è un fumettista, graphic designer e scrittore insignito di premi e riconoscimenti in tutto il mondo.
I suoi albi illustrati trattano temi scomodi e radicali, come l'immigrazione, l'incontro con il diverso, l'accoglienza, la solidarietà, l'inquinamento, l'appartenenza comunitaria e il dialogo intergenerazionale. E Armin Greder ha scelto Roma e la libreria Sogna Libri per presentare al pubblico l'eredità, la sua ultima fatica, pubblicata da Orecchio Acerbo Editore. La questione centrale è l'eredità ecologica. Quale pianeta lasciamo ai nostri bambini? E Armin lo affronta attraverso il suo stile, la sua scrittura, in una maniera non banale. Non ha una soluzione pronta, preconfezionata, ma ci invita a costruirla insieme, nel dialogo con i nostri figli. Io trovo che appunto queste occasioni sono veramente un momento importantissimo per fermarci un attimo, riflettere al di là del libro, mettendoci in gioco in prima persona. Da questo punto di vista sono grato a Orecchio Acerbo che ha reso possibile l'evento, a Sogna Libri che lo ospita e a Armin Greder che ha dato la sua disponibilità a mettersi in dialogo con noi. Quando ho cominciato ad illustrare i libri illustrati, un libro illustrato era automaticamente un libro per bambini, no? Ma francamente non erano mai le bambine che mi interessavano, ma il mondo, no? E la differenza fra i libri per bambini e i libri per adulti è che i libri per bambini presentano il mondo come dovrebbe essere, però gli altri libri per grandi trattano il mondo come è, e questo mi ha interessato, no? Le storie mi scelgono a me, no? Nel senso di un senso di rivoluzione, di scontento di questo che finalmente porta a quella storia. Se di questo escono dei libri per bambini o no, quello non mi interessa. Ciò che mi interessa è la storia che vuole essere contata, no? Quindi il processo che mi ha portato a quel punto, nel fondo, difficile, no, è una cosa quasi automatica, cominciando con libri per bambini e dopo in una collaborazione con una scrittrice australiana, poco a poco siamo andati fuori di quei confini per bambini e alle altre, e così una cosa portata all'altra. Sono un scrittore abbastanza caotico, no? Io non sono capace di scegliere un tema e dopo scrivere una storia, e quello non mi funziona. Ma guardando il mondo, quel tema si è imposto dopo tanti anni, dopo il primo protocollo di Kyoto e dopo sono non so quanti altri protocolli, niente è cambiato, o poco ha cambiato, e poco per il meglio, no? Leggendo la stampa, guardando la televisione, quelle cose come hanno cominciato di preoccuparmi, e finalmente mi è venuta l'idea di quella struttura della storia, no? La storia che comincia in un modo convenzionale, immagine e testi, e termina in grandi tavole che solamente enumerano i problemi. Credo che è una forma poco tradizionale, no? Forse è una maniera bella di dire non so esattamente che sto facendo. Erano anni che noi si voleva fare un libro contro la xenofobia e il razzismo. Francamente non ci convincevano tutte le proposte che venivano, ci sembravano più delle litanie, dei discorsi assolutamente giusti di contenuto, ma privi di efficacia, in particolare nei confronti delle ragazzine e dei ragazzini. Quando abbiamo visto il libro di Armin, il primo libro, fra l'altro, che Armin ha fatto, siamo semplicemente rimasti incantati dal contenuto subito. L'altra cosa che ci ha convinti totalmente che questa la strada e il rapporto con lui era una cosa che si doveva consolidare era proprio il fatto che questa è
l'esempio straordinario dell'albo illustrato. Armin è un maestro, diciamo, nella capacità di sintetizzare sia nel disegno che nel testo i concetti, ed è straordinariamente bravo nel fare dialogare il testo con le immagini, che è l'essenza dell'albo illustrato. Essendo anche molto bravo graficamente, l'isola l'ha praticamente impaginato, per cui non solo la bravura nel rapporto fra testo e immagine, ma anche la straordinaria capacità di mettere nella pagina questo rapporto. Dopodiché, se adesso non vorrei sbagliarmi, ma pubblicata l'isola, credo che tutti gli altri albi pubblicati da Armin li abbiamo pubblicati noi. Le storie che Armin Greder sceglie di raccontare sono necessarie. Le sue illustrazioni sono forti e tenaci, mostrando la realtà in tutti i suoi aspetti contraddittori, quelli che troppo spesso preferiamo trascurare o minimizzare. L'incontro di oggi per noi è fondamentale, è un incontro che abbiamo fortemente voluto, per cui ringraziamo una casa editrice che ormai è diventata nostra amica, che è Orecchio Acerbo, proprio perché ci permette di uscire un po' dai confini di questa piccola realtà, una libreria di quartiere, di Ostia, che riesce ad ospitare un autore di respiro internazionale. Quindi avere qui Armin Greder oggi per noi non è solo un piacere e un onore, ma è anche una piccola vittoria rispetto ai 2 anni appena trascorsi, e ci permette di non solo intessere nuovi legami e creare degli scambi, ma riflettere in un momento storico così importante su temi di un'attualità disarmante. Ci interrogheremo su cosa possiamo veramente fare noi per questo mondo che ci appare ormai quasi esausto. Quindi avere qui oggi Armin Greder è veramente un'occasione anche di arricchimento, di nutrire l'anima, come dicevo prima, e di vedere se è possibile veramente sperare un po' nei nostri figli, perché l'eredità che vogliamo lasciare ai nostri bambini qual è?